Dunque, manifestazione politica congiunta e unità di intenti tra voce siciliana di Cimino e megafono di Crocetta. Convention a Porta Empedocle, gli interventi alla videogiornale. Dario Piparo. I problemi dei cittadini che sono quelli della salute. Chi di voi non ha seguito i risvolti politici degli ultimi 2 o 3 mesi si starà chiedendo che ci fanno insieme Michele Cimino, Rosario Crocetta e Angelo Capodicasa. Che ci fa Michele Cimino con gli ultimi 2 presidenti della regione di centrosinistra? In realtà tutto pare perfettamente in linea con l'escalation di eventi degli ultimi tempi. La rottura di Cimino con Michichello porta oggi a sostenere il megafono di Crocetta e di rimpolpare la maggioranza all'Assemblea regionale. Crocetta in questo momento offre un moto d'opinione forte e può rappresentare oltretutto un forte amplificatore per il neonato e ambizioso movimento di Cimino. Ma perché Crocetta ha deciso di tirare dentro un avversario storico come Cimino? C'è una rottura che avviene all'interno di una parte del centro autonomista che si riconosceva in Michichè e in Raffaele Lombardo. Raffaele Lombardo e Michichè hanno deciso di allearsi con la Lega e con Berlusconi, c'è una parte che non si riconosce. Secondo la logica minima della politica, che facciamo? Facciamo vincere il blocco del centrodestra? Sono degli alleati che vengono, che accettano un'esperienza di un presidente innovatore che vuole difendere la Sicilia sulla base dell'autonomismo. Loro hanno il loro movimento, il megafono è un altro movimento, però io credo che l'obiettivo oggi di battere la Lega e Berlusconi sia un obiettivo molto forte per lasciarlo perdere dietro le polemiche e le piccole polemiche. A un'eventuale vittoria di Bersani si può riproporre come l'esperimento fatto con lei che sembra riuscire con l'UDC da parte del Partito Democratico? Non ne so nulla, chiedetelo a Bersani. Usando una metafora calcistica, possiamo dire che Crocetta ha messo a segno un colpo di mercato, strappando uno dei fuoriclasse della squadra avversaria. Attenzione, in campagna elettorale il fuoriclasse è quello che porta a casa più voti ed è innegabile la rappresentanza di Cimino nel territorio. Nelle ultime regionali è stato eletto con quasi 6.000 preferenze, dietro solo a Firetto, Di Mauro e Panepinto. L'empedoclino, classe 68, ha militato per più di un decennio nella compagine di centrodestra, prima con Forza Italia, poi PDL e infine con Grande Sud, movimento più distaccato ideologicamente da schieramenti, ma oggi appartenente alla coalizione di Berlusconi. E proprio questo ha comportato la rottura tra Cimino e la sua ex squadra. Lui stesso ci parla così della nuova sfida. Il progetto di Voce Siciliana è un progetto ambizioso, che è quello di collegarsi con chi al governo vuole sostenere delle idee per far rinascere questa regione. Crocetta sta mostrando una volontà di rivoluzionare il sistema siciliano. Tra essere neutralisti ed essere interventisti, noi speriamo di rappresentare quell'ala interventista che vuole aiutare questo percorso di rinnovamento. Rispetto ai primi 3 mesi di Rosario Crocetta, lei pensa che un presidente della regione poteva fare meglio, agire meglio di così? Guardi, io ritengo che Crocetta sta lavorando molto bene, perché sta dando dei segnali forti alla pubblica amministrazione siciliana, che aveva la necessità di rinnovarsi e anche cambiare rispetto a tante posizioni che parevano essere fortemente incancrenite dentro l'amministrazione, e poi sta mostrando grande impegno a farsi rispettare sia a Bruxelles che a Roma, e questo è quello che per noi è importante. Come avete visto dalle immagini, era presente anche una folta schiera di cittadini contraria al rigassificatore di prossima costruzione a Porto Empedocle. Presente invece per Voce Siciliana anche Titti Bufardeci, deputato regionale che ha seguito lo stesso percorso di Cimino, transitando da Grande Sud al nuovo movimento. Si testimonia una presa di posizione forte nei confronti del neogovernatore della Sicilia Rosario Crocetta. Ecco, cosa vi ha convinto particolarmente in questi primi 3 mesi di operato? Ma le questioni sono due. Una di carattere generale, diciamo di politica nazionale. Noi siamo un movimento, noi abbiamo creduto alle iniziative che abbiamo portato avanti prima come PDL Sicilia, poi come Forza del Sud, Grande del Sud, che voleva essere rappresentazione degli interessi del Mezzogiorno e innanzitutto della Sicilia. Una difesa statutaria, un riconoscimento autocritico dei nostri limiti e dei nostri errori, ma sicuramente una forza politica, un movimento che fosse testimone e difensore di alcune regioni meridionali.